Salve amico, mi raccomando, lascia mi piace ed iniziamo. Mo, del canale Mo Sergi, assieme al suo amico Adam, ha fatto un viaggio di ben 4 ore verso una foresta dalla quale sono arrivate numerose segnalazioni su una creatura simile allo Slenderman. Logicamente non il personaggio dei videogiochi, ma qualcosa risalente ad antiche leggende del luogo. In più, in quel bosco si racconta che si incontrino streghe per eseguire dei rituali. Così, una volta raggiunto il bosco ed aver trovato una grossa radura dove si dice avvengano appunto i rituali, decidono di nascondersi sotto un grosso albero ad aspettare. We have to switch up our gear, warmer gear. It's gonna be a long, cold night. It's evening time right now. We've heard some weird freaking noises. But like I said, we're staying under this canopy. We're pretty shielded from the wind. If you look above, it's pretty cool. We have like a shelter. We gonna get killed by the Slenderman guy or what? I hope not, man. That ritual over there was freaky. I think what I want to do though, like later on at nighttime, is actually go back to where that ritual was and see if we can find more evidence. Right? Like, why is that just sitting there? You want to go back there, man? Yeah, like later at nighttime though, not right now. Yeah. I gotta pee though. Here, you can take that. You can just chill here. You gotta pee. Yo, don't be too long. As you guys can see, it's almost evening. Daddy Mo's gotta go and pee. Whoa! 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 Bro! Bring the camera. He's gone. I just f***ing saw somebody. Where? Swear to God, I just saw somebody. What the hell are you talking about? Like just like somebody running or something? Yeah. I just saw somebody over there. Where? There was someone standing right there. I'm pretty sure I filmed it on my phone. You got a shot of it? I'm pretty sure I did. It was like standing right there. There was something there. Bro, I'm not staying here tonight. Are you kidding me? No, we're staying here tonight. We just seen something. I saw something literally right here in this area. What did it look like, man? Dude, it was tall, it was big. And it was literally like, it was like Slenderman. You saw like, actually Slenderman-like. Quando Mo si alza per andare a fare la pipì, una strana figura nera si nota ad una certa distanza da lui, assolutamente immobile. Mo torna indietro a chiamare Adam, ma quando arrivano di nuovo, quella cosa è già andata via. Così, dopo aver visto quella cosa, i due decidono di perlustrare per bene l'area attorno alla radura. Bro, I swear to God, I saw what looked like a fucking Slenderman figure. And that's near the ritual area, 100%. Bro, I gotta pee, I was literally just going to pee. This is exactly where kind of like I saw him, but like on the sand part, like. Oh, oh, yo, what the f- is that him? There's something black there. Yo, I can't zoom in. Hold on, I gotta get my phone. So my camera. Bro, he's right there. Wait, what the? I saw a black figure around there. Bro, I'm pretty sure I got it on my f-ing camera. That's where we were sleeping or trying to sleep. That's our campsite. Right yo, there. Nah, I'm not sleeping here tonight, man. Are you kidding me? My bag is over there. You left the knife in there? Take that. That's a weapon. I heard something. Mentre i ragazzi perlustrano la zona in cui Mo aveva visto quella cosa, dall'altro lato, cioè dove erano seduti un attimo prima, appare nuovamente quella strana presenza. E proprio così come era apparsa, senza far alcun rumore, sparisce nel nulla senza lasciar traccia. Chiaramente i due decidono di non dormire più in quel rifugio per la notte e raccolgono le loro cose, tornando verso la macchina. Definitely somebody walking here. Shh, don't.
Yo, I just saw something go across into the pond. No. Into the water. There's something walking. Where, here in the water? Bro, I heard something in there. Yo, what the fuck was that? Yo, come here. Where are you going? Huh? Where are you going, bro? I'm looking around. I heard something. So we've been actually, like, trying to find... We're almost actually out of the forest. We're trying to find whatever the hell it is that we saw earlier. I'm knee deep in like swamp water. I swear to God, bro, I thought I saw him going into here. I can hear something. Huh? Bro, what if it's in here? Bro, I swear I just pulled the shit out of myself. Yo, I have an idea. I have an idea. What if I take like night photos? I'm gonna take a couple night photos here. Hold the camera, keep it recording no matter what. Okay, okay, okay. I'm gonna take some night photos on my iPhone. Maybe we can spot him like hiding in the bushes. Dude, I heard something over there. Turn your flashlight off. Okay. Bro, if I capture this dude or somebody on camera right now, you're still recording, right? Yeah. Okay, I took a bunch of them. Okay. Bro, that's so creepy. Oh, what the f*** is that, bro? What the f*** is that? It just popped up right now? Oh my god. What the f*** is that? Bro, that's exactly the same scene. Exactly the same. Where's my flashlight? Flashlight. Turn it on. Show that area. Bro, that's exactly between those two f***ing trees. We just took this f***ing photo. Yo, man, please. Let's get the f*** out of here, man. Mentre attraversano il sentiero per tornare alla loro auto, sentono come se qualcuno stesse camminando proprio davanti a loro. Così Mo prova a trovarne la fonte di quei rumori, ma la notte è troppo scura e non gli permette di vedere quasi nulla. Decide così di scattare alcune foto con il suo cellulare a visione notturna, ed in una di queste sarebbe riuscito a catturare qualcosa di assolutamente terrificante. A pochi metri da loro appare quella stessa figura oscura che avevano già avvistato due volte quello stesso giorno, ma questa volta era davvero troppo vicina a loro. A quel punto i due decidono di tornare immediatamente all'auto e andare via. Ma cosa avranno visto quel giorno mentre si aggiravano nella foresta? Potrebbe realmente trattarsi di una strana entità simile allo Slenderman? O sono solo degli ottimi effetti speciali? Come sempre, la decisione finale spetta a te. Il ben noto Frank del canale Franco TV si trova in Perù, in un cimitero molto conosciuto, poiché è stato scenario in suoi video precedenti già in passato. Dopo il suo tour in Sud America, Frank è tornato negli Stati Uniti, ma dopo appena pochi giorni ha deciso di tornare ancora una volta in Perù. Ed ovviamente il suo primo video non poteva che essere in una zona se non quella di questo gigantesco cimitero. What the hell is that? In front of the camera, there's nothing. Is that like an exhaust or something? That's over the mausoleums here. Look at that. That looks like it's over the mausoleums.
okay, I'm out of here. And then you got that smoke coming out from there. I'm out of this area. I'm gonna go to another area. I don't know what that was about. Frank sta osservando il cimitero con una telecamera a visione termica, sperando di vedere qualcosa di interessante, quando improvvisamente nota un fumo nero che, stranamente, è visibile solo con quella telecamera. Decide allora di avvicinarsi a questa particolare anomalia, quando nota qualcuno seduto tra le lapidi. Frank prova a comunicare con quella persona, ma non riceve risposta. Decide quindi di cambiare zona, ma a quanto pare quella cosa lo stava seguendo. I got something on thermal. Right there. It's moving. But I don't see anything. And I keep hearing like a shuffling sound coming from over here. Let me see if I can record with the thermal. Yeah, see, I'm already picking something up on the thermal. What the hell is that? Okay, that is definitely a signature right there. I don't see anything on the night vision, but the thermal's definitely picking up something. I'm trying to see. Right here on the thermal. I think that's a person. Holy shit, I think that's a person. Oh my god, I almost fell. It up a lot more. Okay, I'm gonna stay out of this area just for my safety. I know if it's paranormal, I would go to it, but I don't know if that's paranormal or not. Look at that. What is that? It's just slowly peeking its head out every once in a blue. I'm gonna get out of this area. The night vision doesn't pick it up too well, but the thermal imaging clearly picks up something slightly peeking out at me. Quando Frank cambia zona, la sua telecamera termica riprende qualcosa di davvero preoccupante. Ogni tanto, infatti, qualcuno si sporge da dietro un angolo. Sembra che stia controllando Frank per capire dove si trovi. Ad un certo punto l'uomo si fa coraggio e prova ad avvicinarsi per vedere di chi si tratti. Ma sembra quella stessa persona che era seduta poco prima nel cimitero. A quel punto Frank, non ricevendo risposta, decide di andare via dal cimitero. Ma allora, di chi si trattava? Perché era da sola nel cimitero a quell'ora e perché non rispondeva ai tentativi di Frank di iniziare un dialogo? In ogni caso, che si tratti di un evento paranormale o meno, di certo questo video aggiunge un'altra buona ragione per non visitare i cimiteri a piena notte. Il team che gestisce il canale The Fourth Wall ha trovato un altro caso davvero interessante.
Questa volta sentiremo la storia del signor Maguro, che vive in una casa maledetta in cui vive con un gatto che non riesce a mandar via e che apparteneva al proprietario precedente. Non volendo buttare il gatto in strada, ha provato a mettersi in contatto con l'uomo che gli ha venduto la casa, ma non ha mai ricevuto alcuna risposta. Così alla fine ha deciso di tenerlo con sé. Dopo poco però i suoi amici hanno cominciato a smettere di andare a trovarlo e quando gli ha chiesto il perché, gli hanno risposto che si sentivano a disagio in quella casa. Sentita la storia, il gruppo invia un intervistatore per sentire la storia completa dal signor Meguro. Motomoto uchi kono komo ite de atarashiku kono komo kitan de anmari ko neko teki ni mo hikkoshi toka wa yoku nai kara hikkoshi wa shitaku nakatta ya kedo nakatta nsu kedo ano chotto uchi no yome no Chiaki no chōshi ga dondon waruku natte kite Chiaki-san ima kono shiteru kara Alla fine dell'intervista si viene a sapere che c'era un passato alquanto oscuro lì dentro, qualcosa accaduto circa 20 anni fa. L'intervistatore ne fu in parte anche sollevato, poiché credeva che la colpa di ciò che stava accadendo lì dentro fosse da attribuire al gatto. Ad un certo punto, anche la moglie del signor Meguro prova ad uscire dalla sua stanza, ma il marito dice che non si sente bene e la spinge dentro con forza, anche se in seguito racconta che sarebbe posseduta da qualcosa. Alla fine, il cameraman installa varie telecamere fisse in giro per casa e aspetta di vedere se accade qualcosa. Non accadde nulla per alcuni giorni, ma prima di smontare il tutto, accadde qualcosa di davvero inquietante. Nel cuore della notte, il signor Meguro si sveglia ed entra in soggiorno. Rimane immobile per alcuni secondi, e poi si siede davanti alla porta prima di alzarsi e tornare in camera. La cosa interessante è che il cadavere del proprietario precedente venne ritrovato proprio in quel punto. Ma ora la cosa più interessante è che a quanto pare ad essere posseduto è il signor Meguro e non sua moglie. Comunque, una volta smontata tutta l'attrezzatura, alcuni giorni dopo è la moglie a contattare la redazione di The Fourth Wall dicendogli che il marito era improvvisamente diventato aggressivo e che le aveva sequestrato cellulare e computer. Dopo un paio di settimane però, li ricontatta dicendogli che tutto sembrava essere migliorato e che l'uomo non sembrava più posseduto. Ma questo non è tutto. Infatti, nel mentre, la donna aveva comprato una piccola telecamera di sicurezza e l'aveva installata in casa. Questo è il video che inviò alla redazione.
In piena notte, mentre tutti dormivano, la porta vicino alla quale era stato trovato il cadavere del proprietario precedente si apre da sola, e dietro di essa è possibile vedere una strana sagoma bianca. Potrebbe trattarsi del fantasma che possedeva il signor Maguro, o il tutto è solo una storia inventata. Come sempre, fammi sapere cosa ne pensi con un commento e non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale se non l'hai già fatto. Ora inoltre, se vuoi, va a recuperare i video usciti in settimana se te li sei persi. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!